Mi trovo al Wild Lake, un lago molto molto selvatico dedicato a chi ama uno stile di pesca davvero wild. Ho scelto di fare un piccolo video per immortalare quella che è secondo me una tra le pescate più produttive di quest'anno. Siamo nel periodo pre-frega, quindi le temperature dell'acqua sono alte e i pesci sono in piena attività alimentare. Non riesco ad arrivare a caricare di canne tutto il pod perché le carpe abboccano e abboccano ripetutamente. Alla terza notte ho già registrato oltre 30 partenze, di cui solo 4 pesci persi. Questo secondo me è un ottimo risultato perché il lago è ricco di ostacoli. Si dice che la più grossa è sempre quella che si perde, speriamo che non sia così. Ho fatto tutti i bellissimi pesci perché hanno delle livree impressionanti e alcune di queste anche belle, anche grosse. Quindi quello che purtroppo cerchiamo da molto tempo quando si svolge il carp fishing. Probabilmente ho indovinato l'esca, ho scelto le Odyssey, esche che stanno tenendo in pastura costantemente le carpe. Contrapposto agli inneschi ho scelto di utilizzare delle Black Tiger da andare a aumentare la potenza attrattiva dell'esca, appunto grazie al talin con cui sono state cotte. Una partenza! Bella specchiona. Ora vado a calare, faccio una calata di circa 300 metri. Una zona a ridosso di un canneto di rovi più che altro. Pasturo con una miscela di Boilies Sisimur 18 e 24 mm. Momento eccezionale per il wild, ormai sono andate giù quasi 30 kg di boilies e la partenza vista è caduta appunto su un innesco basato su una boilies e una tiger black. Ma una cosa poi importantissima da ricordare sempre, non solo al wild, il disinfettante.
soprattutto dopo lunghi combattimenti. Detto questo, Alwide sicuramente è un tipo di pesca molto molto selvaggia, quindi adeguiamoci a questo tipo di necessità. Pesce davvero spettacolare.